Le prime notizie di venerdì 15 settembre. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato accoltellato da un coetaneo. Il ferimento è avvenuto ieri sera in una strada del centro cittadino al culmine di una lite tra giovanissimi. Momenti di tensione ieri mattina in piazza Raffaello al rione Sant'Elia di Brindisi, dove due giovani ladre croate sono state bloccate dai condomini di una palazzina mentre due uomini sono riusciti a fuggire. Fino all'arrivo della polizia, le due sono state affidate ad alcune donne del caseggiato che sono state piuttosto energiche, sfogando sulle ladre la rabbia accumulata nei giorni precedenti quando si erano registrati altri furti. Le due sono finite in carcere. È stato arrestato dai carabinieri il presunto complice del marocchino che ha ucciso a Foggia la tabaccaia 72enne Franca Marasco durante una rapina. Si tratta di un foggiano di 70 anni senza fissa dimora, accusato anch'egli di concorso in omicidio. I due si sarebbero accordati per compiere una serie di rapine, la prima delle quali proprio presso quella tabaccheria. 8 anni di reclusione per Alessio Blasi, il ventenne riconosciuto responsabile di aver aggredito con calci e pugni un senegalese nel parco Rossanni di Bari, facendogli perdere un occhio. La violenza fu preceduta da insulti razzisti. Il giudice è andato oltre la richiesta di condanna a 7 anni di carcere avanzata dal pubblico ministero. Secondo la procura di Bari, Michelle Baldassarre, la 55enne trovata carbonizzata con un coltello conficcato nel torace nelle campagne di Sant'Eramo in Colle, si tolse la vita. Così il marito della donna, il commercialista Vito Passalacqua, resta indagato solo per maltrattamenti in famiglia. Contro di lui hanno testimoniato durante le indagini anche le due figlie. Era uscito dal carcere a giugno dopo quasi 10 anni per traffico di droga. Una volta tornato in libertà, ha iniziato a tormentare l'ex compagna, con la quale voleva a tutti i costi riallacciare i rapporti, arrivando ad abusare di lei. Emiliano Vergine, 47enne di Squinzano, è tornato nuovamente in carcere, ma per stalking e violenza sessuale. Per l'ennesima volta, e nonostante fosse stato già denunciato, ha tentato di incontrare la sua ex compagna, probabilmente per usarle ancora violenza. Un 56enne di Martina Franca è stato arrestato dalla polizia mentre si trovava sotto l'abitazione della donna con atteggiamenti minacciosi e finito in carcere per stalking. Il direttore sanitario dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, Antonio Montanile, ha rassegnato le sue dimissioni dalla ASL di Brindisi. Poche ore prima il medico era finito nell'occhio del ciclone per una foto pubblicata da alcune testate online che lo ritrae in un lido di Specchiolla mentre sembra visitare un'addetta al salvataggio. Montanile operava in regime esclusivo per l'ASL. È partita dal porto di Brindisi alla volta della Libia, colpita dalle inondazioni, la nave San Marco della Marina Militare. A bordo un nuovo carico di aiuti contenente 100 tende complete di brandine e sacchi a pelo, capaci di ospitare 1000 persone. La nave trasporta inoltre mezzi di movimento terra e soccorso, 2 elicotteri e circa 5000 coperte. Mimmo Mazza è il nuovo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Subentra a Oscar Ierussi, che lascia per andare in pensione. Mazza è una firma storica del quotidiano barese. Queste le prime notizie di oggi. Appuntamento a domani.